Sono Simone Moro, ho 43 anni e faccio l'alpinista. Ce l'ho anche scritto sulla carta d'identità e ho anche dovuto spiegare all'addetto del comune che esisteva. Mi voleva mettere studente, ma lo studente l'ho fatto, adesso sono alpinista. Fare alpinismo è anche un privilegio. È un privilegio perché hai la facoltà di spogliarti per scelta di tante cose. Non c'è la presa di corrente, non c'è neppure l'acqua. Uno dice, ah, mi manca un vero bicchiere d'acqua. Anche perché come si va in alta quota devo sciogliere la neve io per prepararmi un tè o per mangiare. E quindi ciò che ottengo è acqua distillata. Immaginatevi di bere l'acqua del ferro da stiro, non una volta. Mattina, mezzogiorno, sera, mattina, mezzogiorno, sera. Il come ho vinto io la mia scommessa è probabilmente l'ingrediente più facile e anche più recepibile da tutti quelli che hanno sogni, ovviamente diversi dai miei. Non bisogna fare l'equazione che un'avventura è tale solo se uno va a cacciarsi nei guai, solo se va a scalare l'Everest, solo se va a fare le cose più estreme. Le avventure sono ovunque. Addirittura non bisogna neppure fare l'equazione che l'avventura è lontana, l'avventura è anche fuori casa, è in casa. Le avventure ci sono nel lato affettivo, nel lato spirituale, nell'ambito lavorativo, nelle passioni, negli hobby. Solo che noi siamo portati sempre alla fase contemplativa del sogno. Ci svegliamo la mattina e diciamo, ah, che bel sogno che ho fatto, che fosse vero. Ma perché non gli dai le gambe? Perché non ci provi? Perché quel cassetto dove tutti diciamo che abbiamo dei sogni non lo aprite mai, o non lo si apre mai? E la risposta è perché è impossibile, perché è difficile, emanano i soldi, emanano la raccomandazione, son balle. Le ho prese anche io delle belle scopole e continuo a prenderle. Il problema è che io non sono uno che si rassegna. Cosa che sono più contento di lasciarmi alle spalle è il rumore. Noi, il silenzio che pensiamo sia il silenzio, non è silenzio. Il vero silenzio noi probabilmente lo abbiamo perso, non lo conosciamo. È quello che non ha neppure i rumori di fondo. Il silenzio è profondo. E nel silenzio, quando non devi ascoltare nulla, ti ascolti. La rinuncia non è da sfigati, è da virtuosi. Io ricordo all'Annapurna nel 2004, mi sono fermato a 91 metri dalla cima. È alta 8091, l'altimetro mi segnava 8000, quindi ero lì. E ho rinunciato non perché c'era brutto tempo, ero in mezzo a una bufera, mi è caduto qualcosa sulla testa. No, avevo troppo freddo ai piedi. Voleva dire ancora un'ora salire, ancora un'ora scendere da quel punto. Più per tornare alla mia tenda potevo perdere le dita dei piedi, cioè potevo congelarmele e poi me le amputavo. Ho deciso di tornare indietro. È chiaro che la vetta in quel momento lì è un po' una caramella. La vedi lì, ti viene voglia di prenderla. E invece ho voluto rinunciare. Se 8000 metri ti trovi nelle grane, chi ti viene a salvare? Un italiano. Si spacca un generatore di corrente al campo base o in un villaggio, chi è là a ripararlo? Chi riesce a ripararlo? Un italiano. Si deve far festa, mangiare con poca roba e fare una cosa dignitosa, quindi c'è una mela e la si fa in due, in tre, chi c'è? L'italiano. Vai nelle Ande, il missionario nel posto più sperduto, chi è? Un italiano. Noi però siamo dei somari, siamo specializzati solo a parlare male dell'Italia. Era il giorno di Natale del 1997, quando, nel giorno più bello dell'anno, io ho perso l'amico più grande sotto una valanga in Himalaya. E quindi io stesso ho avuto una grande spallata dalla vita. Però io non ho considerato assassina la montagna, non ho perso un amico in montagna perché la montagna me l'ha rubato. Anche perché poi Anatoly Bukrev, questo è il nome dell'amico che ho perso, l'avevo conosciuto in montagna, quindi è stato un regalo della montagna. Mi trovavo a 8000 metri sul Lhotse, che è una montagna satellite dell'Everest, avevo in testa di tentare una salita e traversata tra l'Everest e il Lhotse, e a 8000 metri ho deciso di piantarli tutto per andare a cercare una persona
che era caduta e che davano ormai per spacciata. Un ragazzo che non conoscevo neppure, non sapevo neanche come si chiamava. Sono uscito dalla tenda a 8000 metri, dopo che ero arrivato lì senza ossigeno, sempre senza ossigeno l'ho cercato, l'ho trovato, l'ho riportato alla mia tenda, gli ho dato il mio sacco a pelo, quindi ho dormito senza sacco a pelo a 8000 metri e il giorno dopo abbiamo organizzato anche il suo trasporto giù al campo base. Dico abbiamo perché mi sono fatto dare una mano anche da mia discerta. Non sono stato un eroe, io ho usato tutte le mie energie per fare questo, ma oggi Tom Moores, questo è il nome di questo ragazzo, ha 10 anni di più, mi scrive tutti gli anni, la montagna è ancora là, io poi l'Everest l'ho risalito, il Lhotse anche, il progetto di traversata Everest-Lhotse non l'ho ancora realizzato nessuno, penso solo di aver posticipato questo progetto e ciò che ho fatto è stato solo l'applicazione di un senso civico che penso sia uguale a 8000 metri come a livello del mare, cioè a 8000 metri si è esattamente come si è in città.